Tre giorni di mercato europeo, sino a domenica compresa, per la prima volta all'Aquila, come voluto dalla FIBA nazionale, un esempio vincente anche di come le sinergie tra comuni e associazioni di categoria vincano sempre e funzionino. Una collaborazione importante che porterà all'Aquila altre iniziative. Sì, i numeri ci hanno dato ragione, abbiamo fatto questa prima giornata e siamo molto soddisfatti, pure gli operatori sono soddisfatti, una bellissima giornata. Ciò invitiamo gli aquilani e non a venire all'Aquila per visitare il mercato europeo, che è la prima edizione nel centro Italia. Il fatto di fare è lamento, perché se continuiamo a lamentarci soltanto, e non è questa la vocazione né degli imprenditori né delle associazioni di categorie, quindi bisogna fare. Bisogna proporre, dare occasioni di aggregazione ai cittadini per tornare a frequentare il centro storico. È questa la sfida che stiamo affrontando, anche per mettere da parte il lamento e anche, diciamo, il lamento che poi porta pure un po' sfiga, diciamo così. E noi di sfiga non ne abbiamo più bisogno, bisogna cominciare a pensare in positivo, a fare, proporre iniziative, far venire gli aquilani nel loro centro identitario e dargli occasioni di svago, di assaggiare prodotti che vengono da tutta Europa e anche da altri continenti. È un tentativo che si fa per la prima volta nel centro-sud. Io ho partecipato ad Arezzo, dove hanno frequentato circa 300.000 persone, quindi ci auguriamo, fatte le debite proporzioni con la nostra situazione, di raccogliere il successo, e abbiamo in programma per le prossime settimane altre due iniziative. Una bella iniziativa, questo segno che le sinergie tra associazioni di categoria comune funzionano, un'iniziativa nuova, un buon afflusso di gente, insomma tutte cose valide per riportare poi principalmente la gente in centro. Ma io credo che serva anche per dimostrare che la qualità dei nostri prodotti sono confrontabili con quelli degli altri e soprattutto con l'eccellenza delle altre parti d'Italia e anche dell'estero.